Comunque c'è voglia di sparare, l'abbiamo capito tutti. A destra, lo sappiamo, vogliono sparare. A sinistra, però, sinceramente, non me l'aspettavo. Il giornale aveva scritto: legittima difesa, metà paese a favore, il 52% degli italiani approva l'uso delle armi in caso di rapina. Sì dal 44% degli elettori PD. Vedere il 44% degli elettori PD, che è dalla parte dei pistoleri, fa un po' paura. Anche se ormai il PD non stupisce più. Cosa c'è di più facile di trasformare in eroi quelli che si fanno giustizia da soli? Cosa c'è di più facile? Semplice. Trasformare in eroi quelli che la giustizia non sanno nemmeno cosa è. Il Corriere della Sera aveva scritto: Senato, Minzolini, salvo con 19 voti PD. Hanno salvato Minzolini. Minzolini è l'ex direttore del TG1, che già questo è grave. Minzolini è stato condannato per peculato in via definitiva e invece quelli del PD lo hanno salvato. La legge non lo salva, ma la politica sì. In un paese normale, uno come Minzolini al Senato non potrebbe entrarci nemmeno per pulire i cessi. Guardate qua quelli di Forza Italia come lo festeggiano. Sembra Icardi dopo aver segnato nel derby. Tempo fa si era votato per la decadenza e invece niente, è rimasto senatore. Che non è male, come decadenza. Ora, com'è possibile che 19 persone del PD lo abbiano votato? Un motivo però c'era. Era un semplice scambio tra prigionieri. Come in un film di 007. Tu mi liberi Minzolini e io ti libero lui. Luca Lotti. ANSA aveva scritto: Senato respinge mozione di sfiducia a Luca Lotti. Che sia chiaro, lui non è condannato, è solo indiziato. Ma anche se dovrà essere condannato, non dovrà dimettersi grazie ai voti del PD, a Forza Italia che ha lasciato l'aula e ai voti di Verdini, che tra l'altro è pure lui condannato. Verdini è stato condannato a 9 anni in primo grado. Quindi prima che il PD li possa salvare il culo bisogna aspettare la Cassazione. Minzolini e Lotti quindi sono felicissimi. Tutto è bene quel che finisce bene. O meglio, tutto è bene quando non si finisce dentro. Guardate com'era piena l'aula quando bisognava votare per Lotti. C'era il pienone. Questo invece è il nostro Parlamento quando bisognava votare per il biotestamento. Camera vuota. L'Huffington Post aveva scritto: camera vuota per la discussione sul decreto legislativo biotestamento, solo 20 deputati presenti. Quindi, ricapitolando, quando bisogna votare per il bene del paese, tutti se ne sbattono le palle. Quando invece bisogna decidere per il bene di uno di loro, fanno la fila per entrare come i concerti di Vasco. Quando si è discusso di Lotti, sono venute fuori anche interessanti teorie. Una delle tante è di Lucio Rosario Filippo Tarquinio. Sentite che nome, sembra che sia lì dai tempi di Giulio Cesare. Lui ha fatto un discorso bellissimo, uno di quei discorsi che ti avvicinano proprio alla politica. Il Fatto Quotidiano aveva scritto: io difendo a tutti perché se domani capitasse a me vorrei che mi difendessero a me. Senatore Lucio Rosario Filippo Tarquinio. Ma almeno inventati qualcosa, che ti fidi di Lotti, che lo conosci da quando è piccolo, che certi politici ti minacciano, che ti sei calato un peyote, qualsiasi cosa, ma non una cazzata del genere. Quello che ha detto è una vera e propria confessione. E questo era Tarquinio, il superbo, il superfluo, vabbè, quel cazzo che è. Io adesso non sto qua a dire Lotti sì, Lotti no. Io dico solo una cosa. Lotti è indagato per una cosa molto grave. Secondo i PM avrebbe informato il responsabile della Consip, Luigi Marroni, che la procura li stava intercettando. Lotti smentisce, Marroni conferma. Ora, per logica, non possono avere ragione tutti e due. Uno dei due ha torto. Uno dei due ha mentito. Olio, ci hanno scoperto! Quindi se uno dei due ha torto per forza, perché Renzi, che li ha messi lui nel posto dove sono, li difende tutti e due? Se difendi uno, devi mollare l'altro. È una cosa di logica, non è una cosa di politica. Non puoi avere la botte piena e la moglie indagata. Invece Marroni resta la Consip.
e su Lotti Renzi ci è andato giù ancora più pesante. Rai News aveva scritto: Renzi, inqualificabile chiedere le dimissioni di Luca Lotti. Ma come ragiona questo ragazzo? Lotti, che è indagato, lo difende, mentre altre persone che non erano nemmeno indagate, Renzi le ha spedite a casa, come la Cancellieri, Lupi, Guidi e la Idem. Erano ministri, non erano nemmeno indagati, eppure Renzi li ha cacciati a casa. Renzi non fa figli e figliastri. No, no, Renzi fa proprio quel cazzo che vuole lui. Io mi scuso se sono stato volgare, però è l'unico modo per esprimere quello che fa Renzi. La coerenza non è per tutti. Renzi non ha tempo per la coerenza. Renzi deve andare in giro a fare show. Al posto della Leopolda usa il nome Lingotto 2017 e al posto del colore blu usa il colore verde. E lo slogan è questo: tornare a casa per ripartire insieme. Che era quello che aveva detto prima del referendum. Se perdo vado a casa per ripartire insieme. Non è cambiato un cazzo. Lui va avanti come se non fosse successo niente. Per la psicoanalisi è il classico caso di quando uno rimuove delle cose negative che gli sono successe nella vita. Invece di prendersi i psicofarmaci, si vuole riprendere il paese. Ha ricominciato perfino a fare l'hashtag Matteo risponde su Facebook, come quando era premier. L'unica cosa che ha guadagnato Renzi in questi mesi sono un po' di chili, perché dalla delusione mangia e ha messo su un po' di peso. Quindi io mi sono detto: se Renzi, dopo tutto quello che è successo, continua a fare queste cose, perché non posso farle pure io? Quindi dico ufficialmente che io, Ghigia Gamennone, scendo in campo. Ma non con il PD, con il Movimento 5 Stelle. Eppure io, come Renzi e i grillini, voglio starmene da dietro un PC a rispondere agli italiani.